Ciao ragazze, è il momento di fare un altro video dei prodotti che ho finito. Non lo faccio tutti i mesi, praticamente lascio accumulare, lo metto nel mio sacchetto di Timberland, eccolo qua. E quando ho abbastanza prodotti ve li faccio vedere e mi piace anche darvi consigli di cosa riacquisterò, cosa non riacquisterò e anche i motivi. Quindi cominciamo subito. Il primo praticamente è una crema per il corpo di L'Occitane. Di verbena, è veramente profumata, buona, un ottimo prodotto. È un po' costosino soltanto, quindi non è qualcosa che acquisto così spesso. L'unica nota positiva è che se prendete l'aereo spesso e volete viaggiare con la vostra crema, questi vendono anche a taglie molto ridotte, quindi anche accettabili per gli aerei. Quindi è una piccola dritta. Poi, con molta tristezza, vi faccio vedere che è finito il mio Jo Malone Nutmeg and Ginger Bath Oil. Io non ho la vasca da bagno a casa, però anche sotto la doccia, dopo essermi lavata con il bagnoschiuma, mi piace metterlo un po' sulla pelle, lasciare assorbire e poi lo risciacquo. La pelle rimane morbida, profumatissima, è buonissimo. Non lo riacquisterò, semplicemente perché è molto costoso, è un prodotto veramente di lusso, che mi è stato regalato. Quindi se volete fare un bellissimo regalo a una ragazza, sicuramente è da fare, perché è bellissimo, credo costi 45 euro, soltanto che ovviamente non è per tutte le tasche, quindi per un po' rimarrò senza, continuerò a utilizzare il mio profumo. Poi prodotti da bagno, cominciamo subito con uno che lo adoro. Se voi mi guardate anche i miei video, sapete che adoro Victoria's Secret. Questo mi ha regalato mio marito. Di solito non spendo i soldi sul bagnoschiuma e quindi è un vero lusso poter avere un profumo così buono per la doccia. Quindi l'ho finito e questo qua era Sheer Love, vi ho fatto il video il haul quando l'ho avuto, è veramente buonissimo. Poi entrando su qualcosa di più accessibile, andiamo da Dove. Questo è il Dove Talco, sono delle bottiglie grosse di 750 ml che di solito si trovano anche in promozione nei supermercati. È molto buono, quindi sicuramente lo riacquisterò 1000 volte. Poi volevo farvi vedere, non è mio questo prodotto, ma sì, di mia figlia, quindi gli faccio il bagnetto, è per i capelli, anche per il corpo, della Kiko. È veramente profumatissimo, si trova da Prenatal, si trova anche nei supermercati, costa circa 12 euro, ma è per mezzo litro di shampoo o bagnoschiuma. È veramente un profumo da bambino buonissimo. Se potete sentire il profumo e vi piace, vi consiglio, è veramente buono. E poi è molto pratico, con questa pompetta qua è più facile per me quando li faccio bagnetto. Poi passando ai capelli, cominciamo da quelli meno interessanti. Questo shampoo della L'Oreal, il Vive Crystal Gloss, è tutto bello, pieno di brillantini, ma non è che faccia chissà che cosa sui miei capelli, non è particolarmente fantastico, favoloso. Lo riacquisterò perché di solito fanno promozione sui prodotti di L'Oreal, ma sono abbastanza indifferente, rimango indifferente perché non credo che i miei capelli escano dalla doccia più belli. Io ho capelli molto fini, molto spenti, anche c'è da dire questo. Quindi per me non è che facciano grandi differenze. Questo è il balsamo di L'Oreal sempre, questo è il balsamo rinforzante. I miei capelli sono deboli, continuo ad esserlo, non è questo balsamo che mi cambia la vita. Anche qua stesso discorso, lo riacquisterò quando saranno in promozione nei vari supermercati, ma senza niente di che. Poi ho scoperto sto balsamo della Pantene, della linea 2 minuti di trattamento intensivo. È veramente favoloso. È un po' costosino, però il balsamo di solito si usa poco poco. E quindi è un balsamo veramente che idrata i capelli. Io lo riacquisterò, l'ho già fatto più di una volta e lo consiglio tantissimo. Profumo è buono, niente di che, però ve lo consiglio. Per chi va in America, sempre parlando di balsamo, ho finito di nuovo un altro Aussie 3 Minute Miracle, che è sempre un balsamo profumatissimo, sa di cocco, quindi a chi non piace il profumo di cocco,
No, non ve lo consiglio, ma costa veramente poco, costa meno di 3 dollari nelle farmacie negli Stati Uniti ed è favoloso, veramente idrata i capelli, è un balsamo fantastico. Per fortuna che l'ho finito, mia sorella mi ha regalato un altro, mia sorella è andata negli Stati Uniti e mi ha fatto questo bellissimo regalo. Quindi ripeto, se viaggiate negli Stati Uniti o trovate questo prodotto anche online, ve lo consiglio. E l'ultimo, che in realtà è già un po' rotto perché era in mano a mia figlia, per fortuna era già molto vicino alla fine, è il So Sexy Style per tutti i tipi di capelli di Victoria's Secret. Praticamente si chiama Wave Enhancing Spray. Lo spruzzate sui capelli ancora bagnati, sono un po' asciutti dall'asciugamano per dire, ma ancora bagnati prima di asciugarli, lo mettete. Lasciano i capelli morbidissimi e anche con un bel movimento, non da volume, ma sì movimento. E se utilizzate styler vari, quelli caldi per i capelli, per fare un po' di ondicine, questo prodotto è favoloso. Comunque, se avete accesso a Victoria's Secret, questo non si trova nei negozi duty free che ci si trovano in Italia. Sfortunatamente sono prodotti che si trovano nei negozi Victoria's Secret. Però ve lo consiglio, se avete qualcuno che vi può prendere questi prodotti, si possono trovare anche online, ma non sono sicura che le dogane in Italia facciano passare cosmetici, bisogna vedere prima. Comunque lasciatemi i vostri commenti, spero il video vi sia piaciuto, tanti baci da Milano e ciao ciao!